Il nostro appuntamento con la storia risorgimentale in vista dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Maria Grazia Capulli ci parla di una battaglia cruciale nel 1815 a Tolentino, nelle Marche. Teatro principale della battaglia di Tolentino fu alto sulla valle del fiume Chienti, a 7 km di distanza dalla cittadina marchigiana, il Castello dell'Arancia. Pianura e colline che lo circondano videro nella primavera del 1815, durante le infuocate giornate del 2 e 3 maggio, infuriare gli scontri tra l'esercito, guidato dal re di Napoli Gioacchino Murat, forte di 15.000 uomini, e le truppe austriache, 12.000 uomini, al seguito del feldmaresciallo Friedrich Bianchi. Truppe quest'ultime arrivate al completo a Tolentino il 1 maggio, quando Bianchi prese alloggio in quello stesso palazzo dove nel 1797 fu firmato il trattato di pace tra Napoleone Bonaparte e il pontefice Pio VI. Il 2 maggio, all'accendersi della battaglia, sede del quartier generale degli austriaci, divenne il torrione di San Catervo, mentre Gioacchino Murat si posizionerà su un casale dominante il territorio degli scontri decisivi, disastrosi per le truppe napoletane, una sconfitta bruciante. Migliaia i soldati caduti, il cui ricordo è ancora vivo in diversi luoghi della città. Una battaglia importante, quella di Tolentino, rievocata peraltro da anni attraverso una accuratissima ricostruzione storica. Ma fu veramente la prima per l'indipendenza d'Italia, come qualche storico ha scritto, oppure non fu piuttosto dettata dall'ambizione di Murat, che facendo leva sul nascente ma ancora gracile sentimento nazionale cercò in ogni modo di conservare il regno?